Allora, incontriamo a questo appuntamento dell'Associazione di Cantiere, questo appuntamento congressuale, che è un'assemblea appunto importante, statutaria, Chiara Geroni, che è ex direttrice della Web TV, del PD e UDEM. Ecco, come mai qui me l'abbiamo già vista, abbiamo già registrato una volta un appuntamento sempre del Cantiere, un suo intervento molto, molto interessante. Ah, sono qui perché sono stata invitata da Pierpaolo Segneri, che ho conosciuto, diciamo, sulle pagine di un giornale di idee diverse dalle sue, era Europa, un giornale di cui io ero vice direttore. Pierpaolo aveva piacere di scrivere su quel giornale e Europa aveva piacere di pubblicare i suoi articoli, quindi ci siamo conosciuti e abbiamo continuato a scambiare idee. Si parla anche di comunicazione nella politica in questo appuntamento. Lei, insomma, è un'esperta di questo. Cosa pensa che manca in Italia, che si potrebbe migliorare? Ma io penso che, pur amando molto la comunicazione politica, avendo la scelta come mia professione, penso che il tema sia, volendo, anche un po' sopravvalutato. Non è mai la comunicazione che determina i processi politici, è la politica che determina quello che succede, e un messaggio politico giusto si afferma. Se viene comunicato meglio si afferma un po' meglio, se viene comunicato male si afferma un po' peggio, ma la comunicazione non è così decisiva come pensiamo noi in Italia. La comunicazione è un mezzo e va usata, va saputa usare, perché non siamo nel Medioevo, e poi forse la comunicazione esisteva anche nel Medioevo, perché Carlo Magno è andato a farsi incoronare dal Papa perché voleva lanciare un certo messaggio. Qui Carlo Magno non è stato eletto, ecco, in un sistema democratico dove comunque sia un minimo di consapevolezza dovrebbe esserci, quindi la comunicazione dà anche consapevolezza e conoscenza alle persone. Sì, dà conoscenza, ma a volte può anche paradossalmente fare il contrario, perché può anche dare l'illusione di sapere tutto, l'illusione della massima trasparenza. In realtà però questo essere continuamente sotto i riflettori della politica, questo fatto che noi sappiamo tutto della vita dei politici, dei loro incontri, dello streaming, di quello che succede, del loro cane, di dove vanno in vacanza, che abbiamo le foto della loro famiglia, di come si vestono, li vediamo tutti i giorni mentre noi siamo a pranzo, intanto loro fanno la loro dichiarazione. Può anche creare un teatrino dove ognuno poi recita una parte, e il politico è portato a interpretare un ruolo più che non a parlare veramente con me, come io mi illudo che sia. Quindi bisogna stare attenti a maneggiare la comunicazione, cioè chi la maneggia molto bene, ma credo che anche i cittadini abbiano tutti gli strumenti per decrittare i messaggi e capire quello che è comunicazione e quello che è contenuto. Un diciamo commento a questo punto, dopo queste parole, sull'importanza, per esempio, si è fatta anche lì, in qualche modo, qualcosa che si può chiamare la storia d'Italia, la diretta delle direzioni del PD. Ma io ero a UDEM quando sono state prese queste le decisioni di fare le prime direzioni in streaming, e naturalmente mi attenevo alle decisioni dei vertici politici, ma non sono mai stata un'entusiasta di questo tipo di decisione, perché credo che mettere davanti a qualcuno che parla un microfono e una telecamera sia sempre comunque creare una rappresentazione, perché chi parla sa sempre di parlare non soltanto a chi ha davanti, come io e te adesso, ma a un oggetto che sta davanti a noi e dietro il quale ci sono tante altre persone che ci guardano. Quindi è un modo giusto di fare una vita trasparente all'interno del partito, ma io credo che un partito, che è una comunità politica della quale io mi fido, se è il mio partito, è giusto che abbia anche dei momenti di vita interna che non si svolgono per forza come una rappresentazione pubblica, perché a volte c'è bisogno di guardarsi negli occhi in una stanza e uscire da quella stanza dicendo: abbiamo deciso insieme questa cosa, fidati di noi. La politica sta perdendo questa capacità, è un peccato. Sono delle considerazioni un po' che sfiorano, diciamo, delle atmosfere pasoliniane. Ci sono dei colloqui in televisione tra Pasolini, se non sbaglio, e Biagi su questo, proprio diceva queste cose, insomma, non è che si parla tra noi, ma insomma c'è anche qualcuno dietro che bisogna tenere in considerazione. Quindi è una stroncatura in qualche modo dello streaming grillino, insomma, del Movimento 5 Stelle più che grillino.
lo streaming grillino, che appunto è venuto dopo le direzioni del PD, però voglio Delle dire, tutte le consultazioni, decisioni. insomma. Sì, infatti, poi appunto Bersani assecondò questo loro metodo, questa loro priorità, addirittura facendo per la prima volta nella storia d'Italia le consultazioni in diretta streaming. Ma in realtà, però, tutte le decisioni importanti per la vita del Movimento 5 Stelle non vengono prese in streaming, anzi, vengono prese in riunioni ben chiuse, sigillate, che qualche volta non si sa neanche chi, alle quali non si sa neanche chi partecipa. Quindi, insomma, si è visto nel corso di questi 2 anni in cui abbiamo incominciato, imparato a conoscerci meglio anche con questo nuovo partito che si è affacciato sulla scena parlamentare, che lo streaming serve solo per alcuni tipi di riunione. Perfino loro, quando devono prendere alcune decisioni, lo fanno a telecamere spente e non sempre in maniera trasparente. Bene, in chiusura posso dire, in chiusura giustamente, sono onorato di aver intervistato Chiara Geroni, insomma, Udem è stata un'esperienza molto importante, poi come piccolissima web TV, Libre TV, insomma, è una cosa importante. Sono onorata anch'io. Grazie. Grazie ancora. Grazie.